Procuratore Amaron, ti accompagno. Quanto è importante che la prevenzione per la sicurezza stradale parta dai giovani? È importantissima, è un'iniziativa che l'ACI ha promosso insieme con l'archidiocesi e il cardinale, e ha avuto un grande successo perché serve a educare i giovani al rispetto delle regole. Questo rispetto, che in effetti, diciamo le cose come sono, a Napoli manca molto, quindi preparare i giovani a rispettare le regole, cominciando da quelle stradali e quindi poi tutte le regole del vivere civile, che è importantissimo perché poi i giovani di oggi saranno gli uomini di domani e quindi si spera in un cambiamento nel rispetto della società e nella vita civile. Sicurezza per i giovani, i risultati di questa iniziativa che ha visto coinvolti l'Ufficio Scolastico Regionale, la Curia e l'ACI? I risultati di un'educazione non sono immediati ovviamente, ma sono nel tempo, perché imporre una regola forse è misurabile il risultato, non so però in quanto tempo, cioè per quanto tempo dura il risultato. Far comprendere una regola, farla vivere, fare in modo che venga educato il ragazzo a rispettare la regola, forse ci impieghiamo qualche tempo in più e non è misurabile immediatamente, ma sicuramente il risultato, che certamente c'è, è misurabile nel tempo, cioè sarà, non solo ci sarà, ma sarà duraturo. E allora la risposta è: con l'educazione, con la formazione, ogni cosa è raggiungibile. Con l'imposizione, chiaramente, il discorso è legato alla presenza dell'imposizione.